Mangoni, mi devi promettere che prima che sia troppo tardi me la fai questa. Questa sì, perché questa mi piace. Perché, no, perché è bellissima. Non lo devi fare per me, fallo per Cipro. Per me, fallo perché per Cesare. Guarda, veramente è bellissima. Sì, sì, sì. Lo fa per se stesso. D'altronde, Mangoni, di colore lo sei già diventato. Esatto. Quanti mesi hai fatto in montagna? Per Due giorni. Due giorni a Crans-Montana, oltretutto. Però Crans-Montana. Esatto, non è mica al limone Piemonte, con tutto il rispetto. Ogni giorno a Crans Montana vale un mese. Ho perduto la Crans Montana. L'ho perduta pensando a te. Siamo pronti a cominciare, tra qualche istante c'è Cordialmente Tutti D'accordo. Tutti D'accordo. DJ One Nation One Station. Cordialmente. Hotel per VIP Eterni. Gesù e Lazzaro passano le vacanze nel migliore dei resort. Non ci crediamo veramente che siate gli Le Storie Tese. Ma andiamo subito alla prova. Poveretti. Italia sì, Italia no, la terra dei cachi. Scusa, perdone. Scusa, sono in ritardo perché ho iniziato un percorso di cambio di sesso e da oggi mi chiamo Franco. Però guarda il lato positivo. Adesso, se vuoi, posso appoggiartelo. Magic Voice con Trazim, wow. Trazum. Ed ero lì che stavo quasi per scolare la pasta, quale non è la mia sorpresa nel guardare dentro la pentola e vedere che nell'acqua bollente insieme agli spaghetti galleggia una cimice. Mettiamo la salsa. È pronta di impiattare. Piatto pronto. Comunque non ho fatto niente. Ciao, sono io. Armando chi è? Armando è un amico d'infanzia. Ma è ricchione, chi sta Armando? Un po'. No, tu l'hai fatto, figlio mio. Con Anna dei capelli rossi mi facevo le zaganelle con i capelli rossi. Perché li portavo io lunghi rossi. Non ci hai detto però che cibi hai mangiato. Ho mangiato la barca, mi hanno portato la barca con dentro. Ma dovevi mangiare solo le robe sopra, eh? L'egittologo Steven Dune ha rinvenuto un papiro nel quale si narra la storia dei due fratelli minori del faraone Ramsete, Ramsonno e Ramfame. E questo è soltanto l'antipasto, ragazzi. Da Milano! Scusa, Elio. La città dove si ride! La città dove si lavora tanto per portare avanti tutta l'Italia! Ma c'è il tempo anche per ridere! Perché se non si ride non si riesce a lavorare! Milano! La città confinante con Assago! La celebre sede del Forum di Assago, appunto stesso, dove il 29 di aprile si esibiranno gli Elio e Le Storie Tese. Ecco perché. Che molti di voi pensano, bello, ce li andiamo a guardare, ma non potete perché è già esaurito il prevendita. No, qualche posto c'è, posto c'è, però quelli, solo quelli brutti. Si dice, è tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posto. Sì, bravo. Ti dico, Linus, scusami, che ho fatto fatica io a trovare il posto palco. Ma esatto. Che costa tantissimo. Non c'è quasi posto per noi, per andare sul palco. Se avete voglia potete andare forse a Roma, dove c'è ancora qualche posto. Sì, ma il Forum di Assago ve lo scordate! Posso dirti che anche Roma è una pia illusione. Cioè io non voglio illudere le persone che vengono e trovano posto. Però calcola che è proprio Roma, eh. Va bene. È Roma città. Beh, allora c'è un c'è qualche vantaggio. Va bene. Anche se Assago è Assago. Vai. Ma di dove sei tu? Di Assago o no? Di Assago. Assago con Assago Forum. C'è ancora la sigla. Ah sì, scusa. Milano, la città da cui da più di 20 anni va in onda questa trasmissione che sembra pensata ieri dagli Elio e Le Storie Tese e da Linus. Ospite speciale questa sera, il proto bassista degli Elio e Le Storie Tese e Chiosco, Alex Marolfi, Matteo Curti, Marconi. Ma questo entusiasmo è legato al Forum? Alla droga. Alla droga? Grazie. Ma neanche alla droga. Oddio. Neanche alla droga. Il vecchio Jack. Anche. Ringraziamo il vecchio Jack. Mangoni abbronzatissimo che ci canta. Cos'è? Non riesco a captarti. Non ho capito. Ma stavo parlando. Linus, non ti capto. Cos'è? Radio Camaldoli Stereo Network 88 e 600 87 900 MHz.
network. Va ora in onda cosa? Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Aure di Piazza. Cazzo, deve essere fatti 10. Anche lui è arrivato. Radio Camaldo Listerio presenta Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Aure di Piazza. Che sigla, ragazzi. Però mi piace. Allora iniziamo subito la trasmissione, facciamo salutare subito il nostro grande amico Domenico. Domenico, Domenico, buona giornata. Buon Natale. Allora iniziamo questa trasmissione di Arte Divinatoria, naturalmente. Salutiamo Barre Borrascio, Santo. Sì, salutiamo Santo, Barre Borrascio e tutti gli amici. Barre Borrascio. Barre Borrascio. Perché sei andato lei? No, più bello. La sensazione come se ci fosse il collegamento briatore. Che peccato. Ma era il Bar Er Borrascio? Bar e Boraccio. Hanno capito? Padre Boraccio. No, Bar e Boraccio. Va bene, bentornati allora, cordialmente, un programma nel quale trovate un po' di tutto, che ne so, dalla musica adesso più amata sul web, bellissima, più suonata in Ibiza, tutto il resto, insomma. Le poesie che arrivano a Hermes Palinsesto, ma che arrivano anche grazie a voi, all'indirizzo mail, Matteo? Hermes.palinsesto. dj.it. L'importante è avere l'incertezza nel momento in cui si scrive. Certo. Ma come si fa a capire che l'ha avuta l'incertezza? È il software, capisce tutto il software. Ci sono dei sensori che capiscono la pressione sulla tastiera. Siamo nel ventunesimo secolo ormai. C'è ragione anche te, ma io sono uno del vecchio secolo. Sai i captcha, quando devi dimostrare che non sei un robot, e allora devi scrivere ulaist assumption, quelle robe lì. Sai che tra l'altro è aperta la stagione di captcha. Adesso si può. Adesso si può senza codice. Possono inserire delle cose dei codici, insomma. E se quindi Rosanna Fratello volesse andare su internet e si presenta un codice captcha, lei che era una dei robot, come si comporta? Che conoscenza enciclopedica. Sanremo. I robot che erano Rosanna, Bobby Solo, bravo. E chi era T? Non mi ricordo. Adesso Curti ci pensa. Sarà Little Tony, dai. Forse Little Tony, bravo. Dai, la nuova sigla di cordialmente deve essere la canzone dei robot. Aspetta, aspetta che sta l'internet sta macchinando. Perché ci sono vari altri robot. Comunque, mentre l'internet macchina, salutiamo la cantante Rosanna Fratello, da noi incrociata sul palco di Sanremo nella puntata di Domenica In. È vero, ciao, sempre una bellissima donna. Sì. Molto bene, le poesie ermetiche di questa sera come sono arrivate? Fabio? Come sono arrivate, Linus? Guarda, pensavo non arrivassero, perché ultimamente siamo sempre all'ultimo secondo, ultimo minuto. Niente, sta di fatto che stavo controllando la confezione. Sai che il disco nuovo degli Le Storie Tese è uscito in una confezione deluxe, col vibro massaggiatore, quello, ecco, quello lì, no? Molti si sono chiesti a cosa serve questo vibro massaggiatore. Niente, lo appoggi sulla fig. Vibra. Tante spiegazioni. Tante a menarla tanto. Sta di fatto che siccome volevo verificare se veramente ti giuro, l'ho scoperto. Se veramente reagisce con la musica, ho messo su della musica, no? Sì. Sta di fatto che saltella come una specie di fagiolo messicano pazzariello, e saltellando mica mi ha scritto sul tavolo le poesie. Ah, tipo le sedute spiritiche. Esatto, c'erano le lettere, saltava sulle lettere. Ma quindi reagisce alla musica? Sì, sì. Perché io so che c'è una tiratura limitata, evidentemente è un difetto tecnico, che reagisce alla figa. Se tu lo lasci in zona, quelli sono già andati. Quelli sono già venduti. Le quattro poesie ermetiche di questa sera. La prima si intitola Guarda, discutere... sono cinque. All'infinito. Non aveva ancora inforcato gli occhiali. No, perché lui comunque è affezionato alle vecchie tradizioni, quando erano vecchio, i 4-4. Discutere all'infinito, litigare, bisticciare. Cosa sono se non un paio di verbi? Bella. Sarebbe un paio di verbi, ma insomma. L'hai letta bene, bravo. L'esempio perfetto, vuole un trapassato prossimo? Ecco qua, il falegname aveva bucato da parte a parte le assi vicine. È un trapassato prossimo, ragazzi. Qui siamo, andiamo viaggiando. Secondo me, Hermes Palinsesto.
sente il fiato sul collo dei suoi eredi. Può darsi, e può quindi darsi. Vuole dimostrare che va bene, crescono bene, gli assomigliano, sono tanto bravi, ma alla fine il numero uno è sempre lui. Ecco, marcare. Voglio dire una cosa agli eredi, perché ho capito da un, non so come dire, da una specie di disappunto. Intanto di Matteo Hermes. Curti sta sempre cercando i componenti. No, non esatto. Lo trovate. No, volevo... si scrive ro.bo.t sì. E questo è il problema. Ed erano... Rosana Fratello, Bobby Solo e Little Tony. Volevo solo dire, consigliare ai neopoeti l'importanza del titolo, perché capita a volte che arrivi qualche poesia senza titolo, ma il titolo è importante sì. quanto la poesia stessa. Certo. Immaginatevi l'infinito, se non si chiamasse certo. infinito, milione di me, cioè, è bella perché c'è anche il titolo, quindi mi raccomando. E ora alcune poesie selezionate dal maestro Hermes Palinsesto, composte da due promettenti poeti ermetici e da una poetessa, che sono nell'ordine Marino Gottardi, Piero Alfano e Claudia Mantegari. Cominciamo con Marino, che ha scritto Antichi in sintonia. Plinio il giovane e Traiano avevano un accordo tacito. Posso rifarmi a ciò che diceva Hermes e di cui Faso riportava le parole, cioè il fatto che non ci vuole niente, se non siete abili, a far sì che la poesia da ermetica diventi emetica, è vero. Cioè che faccia vomitare e quindi attenzione alle sfumature. Rinfreschi satanisti, parli del diavolo e spuntano le cornie. È molto bella. L'ultima quindi è quella di Claudia, credo. È l'ultima di Claudia. Etrusco vegano, alla sua morte vuole essere seppellito in una necropoli scavata nel tofu. Questa è bella. Brava, brava, bravi. Stanno crescendo molto bene. Questo è Radio DJ. State ascoltando cordialmente il programma che mette tutti d'accordo, anche sulla musica. Pensate, piace anche al chitarrista Cesare. By the way, Red Hot Chili Pepper, Radio DJ, cordialmente tutti d'accordo. Rossi Caldi, Pepi del Cile. Sì, sì, non è esattamente pensa se così, fosse, però sarebbe, pensa se fossero sarebbe Rossi Caldi, Pepi del Cile. 347-342-5220. Arrivano tanti messaggi da parte di ascoltatori che ci stanno seguendo in situazioni un molto disparate. Un po' di messaggi dei nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in condizioni... Non lo fate più le, poi. Le più disparate. Le più disparate! Dammi la mano, va, c'è una bella rubrica. Vai. Adesso. Va ora in onda! DJ Tandy Bari, cronache, retroscena e gossip della più come grande gossip? Corsa di Radio DJ che si sia mai tenuta a Bari nel corso del 2016. Conduce Lenot! Il più grande lettore di rubriche della storia della radiofonia. Come da tradizione della DJ Ten, la corsa era di 10 km per i più allenati e 5 per chi vuole provarci. Cos'è successo? 150 metri per chi non ha voglia di fare un cazzo. E 170 per quelli con un petardo nel culo. 170 chilometri. Non capisco se a farmi ridere è il vecchio Jack o la notizia. Il vecchio Jack. Un po' della grande festa della DJ Ten di Bari è stata rovinata dalla concomitanza con un'altra corsa, la Radio Bari 11, che si svolgeva sullo stesso percorso, ma in senso contrario. Arrivati in Viale Murge, le due frazioni si sono scontrate a colpi di taralli. Lino si è stato medicato con impacchi di mozzarella tiepida, la mozzarella era tiepida però perché veniva usata come salvascelle da quelli che non volevano sporcare di sudore la maglietta di Radio Bari. Ma tipo Team Fly. Lo mozzarella e bufala aiuta a trattenere. In occasione della DJ Ten è stato consegnato il premio alla carriera ai DJ di Radio DJ licenziati da Linus negli ultimi 25 anni. Purtroppo il loro numero era così alto che è intervenuta la forza pubblica che ha menato tutti, compreso Ronnie Hanson, che ha replicato: no, please don't menate me, I'm a senior DJ, I live hidden in the boiler of Linus home feeding myself with the waste of the new Labrador's croccantini. Traduzione: no, non picchiatemi, non menatemi, sono un DJ anziano, vivo nascosto nello scaldabagno di Linus mangiando, nutrendomi con gli scarti dei croccantini del nuovo Labrador di Linus. Povero Ranni, lo salutiamo. A ogni DJ Ten si presentano i soliti spiritosoni che vogliono solo fare i gradassi per mostrarsi superiori agli altri, ma poi ne pagano le conseguenze. Per esempio, il kenyota Abdudabele Mbazumba, che ha corso con una scarpa sola,
nella quale è inserito entrambi i piedi. Sì. E infatti, per voler fare il fenomeno a tutti i costi, ha chiuso in 6 minuti e 05 contro il minuto e 39 di quando corre normale. Pensa un po'. Ha suscitato molto scalpore l'introduzione della DJ 10 di Bari della categoria donne nude, molto applaudite, della categoria uomini che corrono a cazzo di fuori sempre, dietro le donne nude naturalmente, è un inseguimento sempre applauditi ma meno. Molto simpatica ma sicuramente non competitiva la categoria nuoto a rana sull'asfalto e la categoria gatti che si svegliano dopo la sterilizzazione, che sono un po' intontiti. Sì, perché gli tirano fuori la lingua per non farli strozzare, esatto. Ma la lingua gli rimane fuori, esatto. E li recuperano progressivamente poi la sensibilità, sì, nei quattro arti. Meraviglioso. Con Run Boy Run su Radio DJ. Non ricordo più quale canzone cantava Mangoni questa sera. Ha detto voi che lo conoscete un po' meglio di me, con il francese a confidenza, sì, è nel suo. Ah, ok. È nel suo. Sì. È andato a Crans-Montana, quindi figurati. Ah, certo. Ha origini francesi. Davvero? Sì, Mangoni. Diciamo che è un po' la sua ligazia. Se non sbaglio, Je t'aime non plus, il famoso pezzo. L'ha scritto lui proprio il testo. Per un fatto anagrafico, ha scritto anche la Marsigliese. Era stato uno dei primi brani. Che lui già c'era. Sì, Mangoni. La visto che è un po' canuto. Però è sempre giovanile. Credo anche che abbia proposto Brumaio come mese a quelli della Rivoluzione francese. Se non sbaglio, ma non so se è Brumaio o un altro mese, o Termidoro. Uno dei volevo due. Chiedere al DJ del Nasdaq se ha intenzione di riproporsi con i suoi remix, perché ci mancano da un po'. Io sai che non vedevo l'ora. No, ma guarda, ho fatto prima. Ho portato delle registrazioni, poi non so se saranno in classifica, okay. Però delle registrazioni sul locale? Di parte delle serate. Senti, ma in discoteca vendi ancora le cassette? Si chiedono ancora, vendi le chiavette? No, non è più quello. Quelli che sentiremo, se li sentiremo, sì, ammesso e non concesso che siano all'interno della classifica, sono quelli che avevo tolto a David Guetta, che aveva registrato. Sai che l'altra volta dicevamo che l'ho fatto prendere dalla sicurezza, perché lui viene, registra, copia e poi le fa allo shua shua. E hai fatto solo allo shua. Adesso ci sono i cartelli fuori, c'è wanted fuori dal Nasdaq, non per posso non far entrare Guetta. Io non posso entrare, sì, la foto di David Guetta. Sì. Io non posso entrare. Tu non puoi entrare da lui. Tanto sono popolare. Ma la vita complicata, insomma. Alex, so che c'è una parentesi dedicata alla dietologia, sì, giusto? Sì. Consiglio. O alla dietologia. Sentiamo due consigli, dai. Ciao, oggi ti insegnerò come prendere peso per sempre senza sottoporti a privazioni e rinunce eccessive. Io la chiamo la mia non dieta, che in realtà non funziona a meraviglia, sempre. Quindi credimi quando ti dico che i tuoi problemi di peso sono colpa tua. Con noi imparerai a mangiare i cibi che io adoro e a cui non volevo rinunciare. Mangiare questi cibi ha funzionato per me, come ad esempio torte, crostate, biscotti, pasta e pizza, la mousse al cioccolato e caramello. Non sentirai mai la fame. Mangio così ancora oggi, perché è semplice, gustoso e nutriente. Quando iniziai la mia prima dieta, volevo che i miei 5 kg di troppo diventassero 10. Tuttavia, avevo preso un totale di ben 93 kg, spendendo più di 14.000 euro con gli interessi. Ero infelice, la mia famiglia era infelice e i miei animali domestici sembravano decisamente appetitosi. Inoltre, sapevo con certezza due cose, trans o carote. Forse ti chiederai com'è possibile, ma ingerire trans è la sesta causa di morte in Italia, che regola la conservazione del grasso. Se vuoi prendere peso, funziona a meraviglia, sempre. Tra poco ne parleremo più approfonditamente, prima di trovarmi a rosicchiare mobili o animali domestici. Ciao! Non ho capito bene alcuni passaggi, tra cui quello della sesta causa di morte in Italia. Sì, io non la sapevo sta cosa qui, no, perché lei presenta l'alternativa trans o carote, delle due l'una, no? A parte che poi si equivalgono. Ma sì, chi frequenta i fruttivendoli lo sa. Cioè no, non perché lo so io, me l'ha detto mio amico. E diceva che ingerire trans è la sesta causa di morte. Io pensavo che è abbastanza importante come ingestione. Certo, sì, è un boccone grosso. Dipende anche dalla statura del soggetto, 50 di bocca 100 la mare. Ma quindi dice che ne parlerà fra poco.
sì. Ma fra quanto? Perché io ora sono in ansia, cioè io voglio sentire. Non lo so, non lo so. Non si sa? No, so che tra poco sicuramente c'è l'appuntamento con la classifica della musica dance più avanti. Ah sì? Tra pochi minuti in diretta su Radio DJ. Cavoli! Vai! Vostra presenza qui in studio per capire meglio questa canzone. Vacanza alternativa tratta dall'ultimo disco di Eleonora Spretese, tra l'altro un riempipista al Nasdaq, sì, è vero? Sì, 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 sì. Cosa molto vuoi capire? Meglio, una mela cotta che un dito nel sedere. No, no, che... scusa, no. Che allora, dito nel sedere paura non fa. Questo esatto. È uno dei messaggi che gli Eleonora Spretese vogliono lanciare un po' a tutti, perché c'è dito nel sedere paura non avere. Non fa paura non fa, nel senso che non fa paura. Perché non fa paura? Perché dovrebbe far paura? È un dito, stiamo parlando di un dito. Mica lo so, un bazooka nel sedere, ho paura. Non sarà mai un dito nel sedere. Poi se è un dito che viene introdotto da un'amica della nonna trans, è un dito sapiente. Ma quindi quando si dice tra moglie e marito non mettere il dito. Parliamo di sottotesto, non mettere il dito nel sedere di lui, di lei sì. Se no si chiama un mediatore che è appunto il trans anziano. Che mette lui il dito. Certo. Così non litigano. Anche perché Linus, oramai le nonne sono quelle che si sono fatte un sacco di canne nel 68. E quindi cosa vuoi che sia il dito per una nonna del 68? Non voglio pensarci. Allora siamo pronti per la classifica che è, Elio aiutami, la classifica del... La classifica dei brani dance scelti dal popolo del web. Popolo del web. Il popolo del web che vuol dire popolo della rete, perché web in inglese si vuol dire rete, insomma. E non facciamo neanche questa volta la roulette. No, purtroppo, perché viene chiesta, viene molto chiesta dal pubblico, ma non si può fare per cause tecniche. Allora, passiamo subito al terzo posto. Al terzo posto questa settimana abbiamo una nuova entrata. Tartaruga che chiava. Ma che titolo è? Se chiava. Altro che Don Mario. Ah, un brano reggae. Ogni tanto esce, poi ogni tanto rientra. È reggae. Al terzo posto questa settimana nella classifica dei brani dance scelti dal popolo del web. Ma e che quindi appunto. Sì. Stavo per interrompendo per fare in modo che non lo scaricassero. Che non lo scaricassero, come una volta. Posso dire una cosa? L'importanza del produttore nei dischi, no? Bravo. Quella tartaruga che chiava ha sempre avuto dei produttori padre e padrone che gli dicono vai a tempo col E qui invece? Qui invece è un po' più libera. Come sì. Si chiama Wyclef Jean? Come si chiama? Wyclef Jean. Ha avuto il coraggio di riconoscere nella tartaruga un essere vivente con delle potenzialità, certo, anche dei limiti. Con un andamento tutto suo. Non è che gli ha detto oh, no, qui devi andare a tempo, ti metto a posto col computer. No, vai. No, vai. E come va il Nasdaq? Come va il Nasdaq? Allora, tartaruga che chiava. Quando c'è tartaruga che chiava succede un fenomeno che tu potresti scambiare per disinteresse, sì, da parte della gente, perché escono tutti e vanno nel mini market, quello notturno, sì, di Ibiza, a comprare non so l'acqua, l'insalata, sì, sono tutti in fila lì. Beh, ma questo sembra un po' di disinteresse. No, questo vuol dire che apprezzano, perché sono molto snob. Ma c'è di più. Avete presente quella scena tristissima di quando le tartarughine escono dalle uova, sì, e fanno quei 50 metri di sabbia, arrivano tutti gli oceani e se le mangiano? No. Perché vanno al contrario, invece di andare verso il mare vanno verso il Nasdaq e stanno lì ad ascoltare. Ma quando uno vuole sentire questa canzone viene lì in cabina da te, si aggrappa come facevano una volta, sì, e ti dice scusa dico, puoi mettere? Mi metti tartaruga che chiama così? No, mi chiedo mi metti Billy Jean, no, quella prodotta da Billy Jean, dico ma non è Billy Jean, dico va bene. Numero 2, al secondo posto questa settimana nella classifica dei brani dance scelti dal popolo del web abbiamo Joe Sandalo in discesa con la sua Stella Polare. Qual è? Di guardare verso il cielo pronta. Un po' tipo Negramaro questo. Sì, ma per me è meglio dei Negramaro. Loro si sono ispirati a lui. Ah, ecco. Mi sembra chiaro, scusa.
ascolta. La salita faticante, il premio strabiliante per la nostra dura lotta. Ma dovrai abbandonare se tu aspiri a trionfare nel duello per la vittoria. Vittoria! Vittoria! Allora, particolare come canzone. Sì, sì. Ecco, infatti, io allora, al Nasdaq, questa qua. Bravo, racconta. Sì, nel cielo. No, questa qui si usa per i rave acquatici. Che ci sono delle barchette che portano la gente in alto mare. Ah, ma perché siete affacciati sul mare? No, c'è la serata speciale settimana lì. Qui. Settimana scorsa c'era quella sulla piattaforma. Come voi andate a Riccione, dai. Sì. Insomma, è in mezzo al mare di notte, e la gente si tuffa, le barche se ne vanno e affogano tutti. E c'è uno con l'iPhone fuori dall'acqua. Che pompa questa con l'iPhone. E al primo posto un grande ritorno, anzi il popolo del web si scusa personalmente con lui per averlo fatto scendere, perché risale al primo posto dal 48esimo a cui era arrivato. Signore calabrese che prova ad avviare il suo furgone ma senza successo. Mi dici non ti scopo, che se per chiuso e mortifame, buttano manco un cazzo di cose su come mi scopono. E se sarà, secondo me, sarà un gran parcello, che la faccia taglio un pezzo. E ho un capo materiale alla minchia. E mi ha capito. Per questo, per questo. Ma mi chiamano su un ancora. Di merda. Un matare bucato, un cambio morcia morcia, un affo di mente. Ma non prova a fare un cazzo, mi fate. Un culo. Ci sono tutti i maggiori rapper americani, Eminem in testa, che stanno ascoltandolo. Ma io vorrei sapere, poi alla fine il furgone è partito o no? No, secondo me no. È questa la sua forza, perché se il furgone partisse non ci sarebbe più questo fatto. Hai ragione anche te. Allora oggi ti dico una cosa perché mi ha stretto il cuore. Sì. A un certo punto mi chiama Albertino, facciamo, sono Alba, dico ciao Alba, come stai? Bella lì, piace. Bella lì, piace, on the mic, eccetera. Questa roba qui, e mi fa, senti, ho qualche problema ultimamente perché sento che il DJ Time manca di energia. Sì, cioè, metto tutto. Mi puoi dare, signore calabrese? Che prova ad avviare il suo furgone. E gli ho detto, guarda, quella lì, cioè, ce l'ho al primo posto in questo momento, non mi mettere nei guai. Gli hai detto, guarda, la mettiamo stasera, la magari da domani. Da domani, fa, domani. E tartarughe che chiamano, ho pensato, sì, è in discesa la terza, glielo dato. Gliel'hai dato, hai fatto bene. Ciao Alba, bella lì. Bella lì. Ciao Alba, piace. Allora, come Hermes Palinsesto ai suoi discepoli, esatto, ai suoi palinsesti. Sì, anche James Taylor ha i suoi discepoli che lo seguono e si ispirano al suo modo di cantare. Bene, questo è un discepolo italiano di cui più tardi vi diremo anche il nome, con la sua versione di Wild Boys. Wild Boys calling. Oh, sulla DJ, una versione molto alla James Taylor di un successo di 30 anni fa dei Duran Duran che si chiama Wild Boys, un intero album fatto così, cioè fatto di canzoni famose super pop come le avrebbe cantate James Taylor. Diciamo, James Taylorizzate, esattamente, dall'amico Stefano Nosei, bravissimo, in combutta con Andrea Maddalone, con la partecipazione di musicisti straordinari, perché tipo featuring vanno detti Faso, tipo un altro Rocco Tanico, per dirti roba, e un altro Federico Poggi Pollini, ma dai, sì. E ci sono un sacco di canzoni molto belle, c'è Barbie Girl, c'è Get Lucky, c'è Waka Waka, c'è Like a Prayer, un sacco di canzoni belle. Se volete delle info, io vi consiglio di procurarvele, perché questo è un gran signor disco, lovingjames.com, signore e signori, per Stefano Nosei. Cosa hai detto? Non ti sento più, hai detto? Lovingjames.com, non si capisce. Ti dico subito, allora Giuseppe e Antonio sono due miei amici, però sono anni che non... Certo, certo. Chi è l'omosessuale? Scusami, perché c'è anche un omosessuale qua, Io sono sincero e voglio la massima sincerità da parte tua. Ma io conosco due omosessuali, Gennaro. Uno che appartiene alla tua famiglia comunque.
Non penso, cioè, Rozzo è un tuo cugino, chi è? Se intendi famiglia nel senso di amici, perché io li considero una vera famiglia, insomma, e, ah, ecco. Questo, cioè... ma per l'amor del cielo, io non ho niente contro gli omosessuali, anzi sono persone più speciali degli altri, per l'amor del cielo, sì sì, sicuramente, cioè, cadono in situazioni purtroppo, sì, è natura loro, certamente, certamente. Purtroppo. Ma comunque, già, conosco, no, però sono delle persone splendide, certo, guarda, certo. Conosco due omosessuali, due persone molto carine, due amici, insomma, che sono omosessuali, però, insomma, non hanno problemi a mostrare la loro, certo, omosessualità, certo, certo. Ma io non li condanno assolutamente, anzi, certo, li apprezzo, perché ci sono degli omosessuali che rendono più degli uomini, certo, a livello, certo, di lavoro, dico. Ah, io pensavo che parlassi di prestazioni. No, 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 a livello di lavoro, a livello di lavoro. Ho capito bene. Cioè, perché veramente fanno delle cose straordinarie. Certo, sono molto sensibili. Un saluto a tutti l'omosessualità, perché signori, credetemi, c'hanno una classe, certo, c'hanno, certo, un modo di fare che l'uomo non c'ha. L'uomo è un po' più virile, un po' più duro. E invece queste persone hanno dimostrato. Grandi, è così interessante. Mi piace questa versione così corretta politicamente. Comunque, io sono d'accordo. Un saluto all'omosessualità, esatto, a tutti. L'omosessualità ha chiamato la Cirinna e ha detto se possono cambiare il nome alla sua legge e chiamarla la Gennaro, certo, D'Auria. Certo, sì. Dovrebbero, avrebbero molto meno problemi nel farla approvare. Sì, sì, sì. Sua... rendono molto di più, sì, sì, sul, lavoro, sul lavoro. Sul lavoro, cosa avete capito? Maliziosi che non siete altro. Mangoni, tra poco è il tuo momento con una, esatto, canzone di Michael Jim, che si intitola Parole de Certo e Chima al Mes. Come si fa? Parole de Certo e Chima al Mes. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by. Take your time. I don't wanna take your time. Facevo fatica a seguire questa canzone perché nelle orecchie avevo ancora il titolo della canzone in francese, sì, che sta per essere, sì, cantata da Mangoni. Guarda, tanto lo faccio ripetere perché tengo tutto come gran finale, Mangoni, ma sono sicuro che sarà un grande momento. Volevo fare due saluti velocissimi. Saluto Matteo, anzi attraverso lui saluto la sua fidanzata Lorenza che oggi fa 21 anni, ma siccome sono distanti Matteo ci chiede che sta ambasciata. Esatto, falle gli auguri da parte come mia. Come si chiama lei? Lorenza. Ho una cosa Ravella, esclusivissima, non so se è il caso. Prego. Vai, 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 vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Lorenza, tanti auguri Lorenza. Ma quando mai vi ricapita? Mai, anche di cannare il nome. C'è un bel messaggio poi che ci permette anche di chiarire un piccolo equivoco, perché Selena dice: io sono fra i pochi fortunati che hanno trovato il posto ad Assago per il 29 aprile. Certo. Perché si è sparsa la voce che fossero pochi i posti, cioè esaurito, perché il forum tiene solo 10 persone. Ah, solo per sé. C'era stata quella fuga di notizie. Si dice, no? Grosse. Ma 10. Noi abbiamo fatto dei lavori che poi si possono condonare, vero Mangoni? Sì, esatto. Adesso la capienza è salita. Tipo 11 o 12. Da 10 a 10.000. Beh, un bel lavorino. Prima le karaoke di Mangoni, l'immancabile, classico, storico appuntamento con Che Storia Channel. Ovvero, se te lo sei perso, te lo riraccontiamo ad oltranza. Però, per favore, un minimo di attenzione. Perché l'ultima volta ti sei distratto e poi hai raccontato agli amici delle baggianate dicendo che te le avevamo dette noi. Va bene tutto, però fare la figura dei baluba perché tu sei un cretinetti, scusa, non ci sta bene. I baluba. Nel 1953 il fisico Hans Delbrück ha dimostrato con un esperimento avveniristico che i campi elettromagnetici potrebbero essere coltivati da contadini elettromagnetici. Se solo volessero. Se volessero. Si fa fatica a trovarli. Però. L'iniziativa del sogno americano, secondo me nel Wisconsin lo potrebbero fare. L'equipe di meteorologi dell'osservatorio di Tucson ha elaborato un infallibile sistema di previsioni del tempo partendo dal celebre teorema di Böhringer: sky like little ships, barrel of water. Yeah. And cielo a pecorelle, catinelle. Sì, sì, è un teorema di Böhringer. Io una volta che ero molto eccitato ho messo il cielo a pecorelle e poi non vedevo cosa fare. Certo. E il cielo poi ha detto: cielo, mio marito. Cielo. Esaminando alcuni documenti militari della prima guerra mondiale si è scoperto che l'asso dell'aviazione Manfred von Richthofen, il leggendario barone rosso, certo, era più bordeaux in realtà che rosso. Ah, che miseria. Il colore un po' diverso era un trucco ingegnoso escogitato dal barone per cogliere di sorpresa i nemici, che quindi si aspettavano che fosse rosso. No, si avvicinavano incautamente e dice: guarda quello lì, no, ma è bordeaux, non è il barone. Troppo tardi.
Sebbene il barone rosso, l'asso degli assi, fosse ammirato da tutta l'aviazione tedesca per le sue insuperabili doti di volo, per motivi misteriosi i colleghi piloti si rifiutavano di giocare a carte con lui. Non si sa perché. L'asso degli assi. Fin dagli inizi. No, io pensavo perché era un per tutti e due i motivi. Anche per tutte e due. Marone, fin dagli inizi del Novecento in Lettonia si verifica un fenomeno stranissimo che nessuno è ancora riuscito a spiegare. Tutte le notti, dai piccoli paesini limitrofi della Lituania, dell'Estonia e della Bielorussia, molti bambini attraversano il confine per andare a dormire nella Lettonia e poi all'alba ritornano nelle proprie stanzette a casa loro. Ma non si sa perché è più comodo la Lettonia. Poi gattonando passano sotto il filo spinato, senza fare, però è pericolosissimo. A rischio della vita. Chiudiamo con questa: gli aztechi amavano molto mangiare carne e la cucinavano in svariati modi. Alla loro cucina si devono infatti alcune classiche ricette, come ad esempio la fettina alla griglia o in padella, che in lingua azteca si chiamava la bizteca. Pazzesco. Karaoke di Mangoni. Karaoke. Yeah. Les trouvilles sourire quand je débute les tunnels, on s'y mire chez je du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. Salutons on était tel un complice, un abrisé, un complexe, plus défilé qu'on prend, t'as juste le désir. T'avais juste saisi, j'ai ta prête à gravir ton image internet. Afin de te voir même dans ce semelle éternel. Même dans sa semelle éternel. Même dans sa semelle éternel. J'étais censé dormir, mon début l'averse. J'ai cligné des genoux, n'était plus la même. Est-ce que j'ai dormi, j'ai passé, je t'aime. Est-ce que tu m'as mis, j'ai passé, je t'aime. J'étais censé dormir. J'ai cligné des genoux, t'étais plus la même. Est-ce que j'éteins, j'ai passé, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, j'ai passé, je t'aime. Quindi ho scoperto che in realtà lui si chiama Meneghim. Meneghim. Una versione carnevalesca di questa canzone. Sì, è una di quelle canzoni proprio. Sì, tipo Mia bella Madonnina. Bravo, bravo. Quell'epoca lì. La Milano proprio quella vera, quella antica. A proposito di Milano, io vorrei salutare una nota sigla di Radio Taxi che ha questa canzone come musica d'attesa. Che è molto meglio della canzone che c'era prima. E invece dico ad un'altra società di Radio Taxi: cambiate canzone d'attesa perché è una moria di clienti. Perché non si riesce a stare più di 20 secondi ad ascoltarla. Ma non lo dire. Non lo diciamo. Buonanotte, buonanotte. Merci. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte. Metrici. Buonanotte, questa notte è... Abbiamo finito, ma torniamo lunedì prossimo puntuali alle ore 22. No, lunedì prossimo no, perché è Pasqua, ma è Pasqua. C'è un buon Pasqua di cordialmente. Ciao Simone. Ora buona ci sono i Vitiello. Buonanotte. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. 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 Ciao ciao ciao.